Ciao Willy! Buonasera Luca, come stai? Tutto bene, mi senti bene? Assolutamente sì, meglio di prima. Bene, bene, perfetto allora. Come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene, dai, oggi ho fatto anche una corsetta sul mio tapis roulant e quindi ho fatto anche una sudatina per cercare di smaltire un po' tutta la pasta asciutta che mangiamo. Bene, bene, bene. Allora io direi di iniziare subito. Innanzitutto... oggi per me è un onore intervistare un campione del mondo, un atleta formidabile, ex di Palermo, Roma, Juventus, Fiorentina, Verona, Genoa, Brescia, tra le più importanti in Serie A. Ne ho girate troppe. Ma un'esperienza importantissima con il Bayern Monaco in Germania, con 60 presenze, 38 gol. Qual è l'esperienza che ti è rimasta più nel cuore? Qual è quella che ti ha insegnato qualcosa in più rispetto alle altre? Ma sai, sono state tutte esperienze che hanno fatto sì che mi hanno fatto crescere con la mia carriera. È chiaro che andando al Bayern ho vinto. Sono andato al Bayern a 28 anni e quindi avevo bisogno di andare in una squadra dove potevo vincere subito, e quindi per me lì è stato molto importante, perché sono andato già in una squadra forte. Infatti in quei due anni lì ho vinto tanto, sia a livello personale che a livello di club. Anche la Scarpa d'Oro, no? 2006, no? No, la Scarpa d'Oro l'ho vinta con la Fiorentina. Però dico capocannoniere, no? In Bundesliga. Sì, sono stato capocannoniere in Bundesliga, ho fatto il primo anno totali 38 gol e l'anno dopo ne ho fatti altri 16, e quindi comunque sono stati due anni e mezzo, tre, perché dopo ho avuto Van Gaal come allenatore che ho avuto qualche problemino, però diciamo che è stata un'esperienza bella, perché sono andato in una grande squadra molto organizzata, piena di campioni, e niente, quindi mi è servito soprattutto a vincere trofei di squadra e anche personali, perché comunque ho vinto anche lì la classifica marcatori. Luca, una curiosità che sicuramente vorranno chiederci in tanti: il tuo modo di esultare, quando nasce e dove nasce e perché? No, diciamo che è nato a Palermo, l'ho detto anche più qualche altra volta, è nata a Palermo, che durante una cena c'è stato delle persone che erano a cena con noi, un ragazzo mi ha fatto capire: hai visto che bella, hai visto, come per far vedere che bella cosa che è, che sia da qualsiasi cosa, un bel piatto di pasta, un bel ristorante. Mi vedete? Sì. Sì, assolutamente, sì. Tipo per far vedere proprio una gran bella cosa, è stato un gesto che mi è piaciuto, come per dire: allora adesso domenica ti faccio un bel gol anch'io e faccio questo gesto, e siccome siamo tutti un po' scaramantici, e niente, allora ho fatto gol anche proprio quella domenica, perché era anche un periodo che non segnava a Palermo, perché all'inizio non riuscivo a segnare, da lì mi sono sbloccato e poi ho fatto 30 gol anche lì, che ci ha permesso di vincere il campionato. Invece dal 2001 al 2003... condividi il tuo percorso sportivo con uno dei calciatori più forti del mondo, secondo me, Roberto Baggio. Lui ha lavorato per un breve periodo in FIGC, no? Con il settore tecnico. Poi, queste le sue dichiarazioni: non mi è stato permesso di lavorare, il mio programma di 900 pagine è rimasto lettera morta, ne traggo le conseguenze, non sono più disponibile ad andare avanti. Conoscendolo, perché ha detto queste parole e perché? Perché da un campione come lui possiamo soltanto imparare, no? Anche dal punto di vista umano. Ma diciamo che Roberto come calciatore lo conoscono tutti. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo come persona, ed era veramente una persona umile, prima di tutto, nonostante che avesse vinto il Pallone d'Oro, che aveva vinto tanto. Era un ragazzo che veniva all'allenamento un'ora prima, facendo tutti gli esercizi magari per cercare di prevenire infortuni, e dopo si fermava un'ora dopo. A volte me mi chiedeva, a me, a un Luca Toni giovane che ancora doveva iniziare a fare gol, se voleva che mi facesse due o tre cross per calciare in porta. E da lì ho capito che prima di essere un grande giocatore, che lo è stato, che lo conosco tutti, sicuramente è stata una grande persona. Io ho avuto la fortuna in quel periodo di giocare sia con lui che con grande Pep Guardiola. Ed erano tutti e due di un'umiltà incredibile, e da lì ho capito che prima di diventare grandi devi essere una grande persona. Però
sono vincendo anche un mondiale, è quello che dico sempre, più giochiamo, penso che anche per te è successo, quando giochi a livelli alti più trovi le persone preparate, per bene, professioniste, magari i deficienti, tra virgolette, magari quelli un po' più strani li trovi a livelli un po' più bassi, che magari si credono dei campioni senza esserlo. Chi è un campione non ha bisogno di farlo vedere. Assolutamente. Esperienza invece in Germania, Bayern Monaco, al di là delle differenze tecnico-tattiche che sono abbastanza evidenti, la Bundesliga è davvero la meta a cui tutti noi dobbiamo guardare, cioè il fatturato, gli stadi di proprietà, la qualità dei centri sportivi, la serietà, la professionalità del modello tedesco? Ma è chiaro, sicuramente la cosa bella della Germania, ed è importantissimo che in Italia dobbiamo un po' svegliarci, sono gli stadi di proprietà, gli stadi, perché penso che in Italia abbiamo bisogno di tornare a riempire gli stadi con famiglie, con bambine, con bambini, cioè anche per un giocatore giocare con uno stadio vuoto penso che sia molto brutto, giocare con uno stadio pieno è molto più bello, quindi sicuramente avrà tante lacune la Bundesliga, però a livello di organizzazione di stadi sicuramente sono stati molto più bravi rispetto a noi. Secondo me il calcio italiano per ripartire sicuramente ha bisogno di stadi all'altezza, che siano dai parcheggi, dalle metropolitane magari per arrivarci, per fare dei negozi. Io quando giocavo al Bayern venivano su dei miei amici che sinceramente non tifavano Bayern, però tornavano sempre indietro con dei gadget, delle cose, perché c'era talmente tanti gadget e ristoranti mangiavano, però che compravano sempre qualcosa. Certo, certo, assolutamente. E invece per quanto riguarda il calcio, ecco, sempre tornando in Bundesliga, si pensa di ripartire a maggio ed è diciamo il primo campionato che potrebbe ripartire dopo questa pandemia. I calciatori si stanno allenando con tutte le misure imposte dai protocolli medici e si dovrebbe ripartire. In Italia invece c'è un'incertezza che regna purtroppo sovrana. Il primo maggio ci sarà l'assemblea di Lega, vedremo cosa succederà. Cosa ne pensi e quale pensi sia la migliore soluzione per il futuro? La migliore soluzione penso che è la salute. È la salute di tutti i cittadini, è la salute di tutti. Sai, la Germania ha fatto un lockdown, come lo chiamano, sicuramente molto più soffice rispetto all'Italia, perché io ho tanti amici in Germania, loro possono uscire di casa. Io sono dell'idea che il calcio può ripartire se può ripartire insieme ad altre attività. Io capisco che nel business calcio ci siano tanto business, tante persone che lavorano, però io la vedo strana far ripartire il calcio e magari non far ripartire anche chi ha un bar, un ristorante, chi ha un semplice negozio. Cioè, secondo me deve essere una cosa che parte tutte assieme, non puoi neanche fare troppe distinzioni. È chiaro che però prima di partire bisogna cercare di capire bene intanto cosa può questo virus cosa fa, perché ne abbiamo parlato anche prima. Io mi trovo la sera a vedere i telegiornali, ci sono 10 esperti che dicono 5 una cosa e 5 un'altra, e sono tutti esperti. E quindi figuriamoci chi è a casa che regna nella confusione, perché uno dice di mettersi la mascherina, uno dice di non mettersela, uno dice che si può uscire, l'altro dice che non si può uscire. Alla fine anche noi non capiamo bene, secondo me, tra la gente c'è tanta paura perché c'è tanta incertezza. Sono aumentati gli esperti rispetto ai contagi, potremmo dire. Sì, ma il problema è che sono talmente tanti esperti che secondo me non si arriva mai a capo, perché è impossibile metterli tutti d'accordo e non so neanche se sono capito, se sono neanche tutti questi esperti, e quindi non lo so. Io spero che bisognerebbe tracciare una linea comune, che sia calcio, che sia economia, perché al di là del calcio penso che c'è tanti problemi anche a livello di economia. Certo, assolutamente. E in Italia la mancanza, ecco, proprio di armonia fra le varie componenti sta mettendo a rischio la credibilità, la stabilità del sistema calcio. Tu sei stato anche un dirigente del Verona. Sì. Da dirigente, secondo te, quali sono i punti sui quali dover e poter intervenire per il futuro del calcio italiano?
Ma secondo me bisogna che ci siano delle regole, regole fatte bene, regole con persone serie, regole che chi magari fa delle porcherie, tra virgolette, venga punito, non che possa rientrare da una porta secondaria. Secondo me, io penso che il calcio deve essere fatto di gente per bene, gente pulita, che porta le proprie idee, ma con i giusti valori. E io sono dell'idea che il calcio è lo sport più bello al mondo. L'Italia vive di calcio e gli italiani non possono stare senza calcio, però sarebbe bello che ci fossero anche. Vedi, prima hai parlato di Roberto Baggio. Secondo me Roberto Baggio è stato talmente un'icona del calcio italiano che nessuno si è mai chiesto perché non è in nazionale, no, perché è andato via dalla federazione. Nessuno ha fatto mai una bella intervista a Roberto Baggio per capire bene i problemi, perché magari a molta gente gli va bene che Roberto Baggio sia fuori. Certo, assolutamente. Luca, il ministro Spadafora ha detto lo sport non è solo il calcio non è soltanto la Serie A. Sappiamo benissimo che il calcio, soprattutto di Serie A, è un'industria, è la quarta industria nel nostro paese, produce l'1% del PIL, fattura miliardi di euro e ne dà anche tanti al fisco, 1.250 milioni. Però si rischia di trascurare, parlando soltanto di Serie A, la base che riguarda il mondo dei dilettanti, milioni e milioni di sportivi. Come possiamo tutelare questi dilettanti? Ecco, se parliamo anche ad esempio del calcio femminile, che ha dato tantissime soddisfazioni al recente mondiale, pensi che ci saranno maggiori tutele e maggiori diritti anche per le categorie meno fortunate? Secondo me è difficile, bisognerebbe cambiare, però tu sai meglio di me che dove non c'è interesse se ne parla sempre meno, dove non c'è business se ne parla sempre meno. Tu hai tirato fuori i dilettanti, ma un problema importante sarà già anche la Lega Pro e certe squadre di Serie B, che sono squadre professionistiche, però andranno in difficoltà. Sai, non si parla solo di Serie A perché in Serie A girano tanti milioni di euro. Bisognerebbe che questi milioni di euro andassero anche a tutelare, sai, un calciatore di Serie A, diciamo che se non prende lo stipendio per un mese o due, vive uguale, vive bene. Già un calciatore che gioca in Lega Pro, c'è della gente che guadagna come qualsiasi altro dipendente, che possono essere 1.500 euro, i 2.000 euro. Quindi se tu vai, o ci sono squadre che falliscono di Lega Pro, dove questi giocatori non prendono soldi per 3 o 4 mesi, è veramente una cosa, grave. E quindi figuriamoci che dopo poi è tutta una catena che si ripercuote per le categorie minori, che sia quelle dei dilettanti. Quindi è una cosa che va tutelata e va tutelata per fare in maniera che certe squadre, anche di Lega Pro, io non lo so se ne abbiamo troppe o ne abbiamo poche, però è giusto che tutte le squadre debbano pagare quello che devono pagare, non se le cose non vanno bene smettono di pagare e ci troviamo con dei calciatori che non prendono gli stipendi, magazzinieri che non pigliano gli stipendi. Perché noi guardiamo solo i giocatori, ma dietro al mondo calcio ci sono i fisioterapisti, ci sono i magazzinieri, ci sono tanta gente che lavora attorno alla prima squadra. Assolutamente. C'è una domanda per te, tre giocatori con i quali avresti voluto giocare? Ma io ho avuto la fortuna di giocare con i 10 forse più forti, perché ho giocato con Baggio, ho giocato con Del Piero, ho giocato con Totti. Ho giocato con Ribéry, ho giocato con Robben e quindi sai, io ho avuto la fortuna, mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Diciamo che il problema l'hanno avuto più loro a giocare che io con loro. E, ti dico, boh, un giocatore. È chiaro, giocare con Messi mi sarebbe piaciuto parecchio, però bisogna vedere se Messi gli sarebbe piaciuto giocare. Assolutamente. Per quanto riguarda invece il mondiale del 2006, aneddoti, storie, Sì. cosa ti ha insegnato questa esperienza? Cosa ricordi? Qual è l'aspetto più importante che tutt'oggi ti rimane, ovviamente oltre quello che è stato fatto, no? Che tutti noi riconosciamo a quella squadra magnifica e a quel gruppo che comunque ha fatto grandi cose. Ma sai, vincere un mondiale è la cosa più importante che un giocatore possa vincere. Il ricordo sicuramente è il ricordo di quella coppa che quando sono entrato in campo l'abbiamo vista tutti e luccicava tantissimo e Cannavaro disse non guardatela,
perché l'alzeremo noi quella coppa, però era talmente bella che era difficile non guardarla, e io comunque l'ho guardata, poi ho avuto la fortuna di voi di alzarla. Diciamo che è difficile da spiegare, perché hai vinto una cosa talmente importante che non trovi neanche gli aggettivi giusti per dire quanto è bello vincere un mondiale. Assolutamente. Intanto c'è Davide Bombardini che segue la diretta e ti saluta. Grande Davide, un grande saluto. E Luca, per quanto riguarda il Dual Career, questo progetto sportivo che l'università sta portando avanti, sai che in LUIS si tiene molto all'aspetto formazione, istruzione, conoscenza, e l'unica università che in Italia ha investito e investe tanto, grazie al presidente Abete, al direttore Paolo Del Bene, che ha costituito un gruppo di lavoro importante. Abbiamo 19 squadre sportive, 13 sport praticati, 37 top atleti, tra cui Filippo Tortu, Gagliardina, Pessina. Credo che sotto questo punto di vista l'università cerca di emulare, di avvicinarsi a quella mentalità dei college americani, no? Quello che si può conciliare studio e sport. Quanto per te è importante lo studio, e cosa ti senti di consigliare ai giovani? Ma cosa mi senti? Sì? Sì, ti sento, ti perché sento. Ogni tanto mi chiamano sotto. No, cosa consigliare? Un consiglio che posso dare è comunque che lo studio ti fa crescere come lo sport. Ed è una grande bugia quando se faccio sport non posso studiare. Io è chiaro, non mi sono laureato, ma sono riuscito a comunque prendere un diploma, a diventare ragioniere. È chiaro che dopo io facevo... ho deciso di continuare la mia carriera sportiva, anche se mi sarebbe piaciuto fare qualcosa in più, però purtroppo non l'ho fatto. È chiaro che secondo me uno deve riuscire a portare avanti tutto. Non è detto che chi fa sport magari riesce a vivere, a divertirsi con lo sport, però dopo, se uno è riuscito a portare avanti gli studi, si può togliere delle belle soddisfazioni anche con un altro tipo di lavoro. Ti chiedono, chi è Luca Toni di oggi? Ma Luca Toni di oggi è un papà e marito, un papà di due bambini stupendi, che adesso ce li ho tutto il giorno, che fanno un casino devastante, mi diverto con loro, e anche loro mi chiedono quando finirà questo coronavirus. Sinceramente è una domanda già che non riesco a rispondere, però sono una grande gioia e niente, me la godo bene, e per ora va tutto bene, a parte questo coronavirus, dai. Bene, bene, bene. Luca, il virus ha palesato tutti i nostri limiti, le nostre debolezze, le nostre fragilità. È secondo te una lezione che l'uomo ha effettivamente compreso e ne farà tesoro per il futuro, o pensi che tornerà tutto come prima? Ma guarda, io non lo so, perché sinceramente non si riesce ancora a capire da dove è venuto questo virus, se l'hanno fatto, se tramite animali, non si capisce assolutamente nulla. Io penso che torneremo alla normalità, perché ci sarà uno scotto da pagare importante subito, ma io spero vivamente di tornare alla normalità, a uscire, a vedere anche strade piene, piazze piene, stadi pieni. È chiaro che abbiamo visto che l'uomo ci mette un secondo, se vuole, a distruggere questo mondo, e quindi bisogna stare attenti un attimo a chi comanda questo mondo. Per quanto riguarda invece la nazionale, come la vedi la nazionale di Mancini? La nazionale di Mancini, penso che Mancini abbia fatto un gran lavoro, perché ha ereditato una nazionale allo sfascio, dove non eravamo riusciti ad andare neanche ai mondiali. Ha fatto crescere dei giovani importanti, penso che in Italia ci siano dei giovani importanti, e quindi ha fatto un gran lavoro. E secondo me un anno in più l'europeo sarà nel 2021, causa questo virus, e io sono dell'idea che avremo un anno in più di esperienza per molti giovani, per cercare di fare un europeo da protagonista, perché l'Italia deve tornare a essere protagonista, che sia un europeo, che sia un mondiale.
Per te qual è stata la sorpresa di questo campionato? Serie A. Ma sicuramente il Verona ha fatto un campionato stupendo, sta facendo un campionato stupendo, adesso vediamo se ripartirà. Comunque era data sicuramente come una tra le prime a retrocedere, invece anche per merito di Juric, secondo me, che ha trovato dei giocatori giusti, l'ambiente giusto, è riuscito a fare grandi cose, ha costruito una squadra solida, importante, che ha dato fastidio anche alle prime, e ha valorizzato tanti giocatori sconosciuti, quindi sicuramente l'Hellas è sicuramente una delle sorprese di quest'anno. Assolutamente. Io credo che anche la Lazio, no, abbia fatto un buon campionato. Ah, è vero, io sì, pensavo delle... Sì, anche la Lazio sicuramente sta facendo qualcosa di straordinario. E sicuramente adesso se si ritornerà a partire, perché qua non si capisce nulla, sicuramente avendo solo anche il campionato, può pensare solo al campionato, può veramente dare del filo da torcere alla Juve, più che l'Inter, secondo me. Assolutamente. Se dovesse terminare così il campionato, cosa pensi, quale pensi sia la soluzione migliore per quanto riguarda la classifica? Questo è un bel problema, perché sinceramente non lo so, bisognerà parlare un po' con tutti. Il problema è che non riesci a secondo me, non tutti saranno d'accordo sulla decisione che si prenderà. È chiaro che se non finisce il campionato, bisognerà vedere anche le decisioni che faranno gli altri. Anche la Francia ha deciso di smettere, l'Olanda di smettere, la Svizzera ha deciso anche lui di stoppare il campionato. La Germania sembra di no, però sai, bisognerà capire anche le decisioni della FIFA, dell'UEFA, che consiglio possono dare. È chiaro, secondo me non ha senso far retrocedere delle squadre se mancano ancora tante partite, perché per esempio Lecce, che non è mai stato terz'ultima, si trova proprio terz'ultima questa domenica, prima che stoppassero il campionato, secondo me non è giusto che retroceda il esempio. Non lo so, è una situazione molto difficile, non so se si potrà fare i play-off o i play-out, perché altrimenti la vedo più come un anno zero. Assolutamente sì. Bene. E per quanto riguarda invece il futuro della Serie B, della Lega Pro, pensi che queste squadre potranno attuare quel famoso protocollo, oppure pensi che sia impossibile e sarà tutto da rimandare all'anno prossimo? Ma io sinceramente non riesco ancora a capire qual è questo protocollo, perché io sinceramente capisco poco, anche noi quelli normali che non sono giocatori, quello che possono o non possono fare. E quindi secondo me è chiaro che se veramente bisogna stare a un metro, igienizzare bene, fare tutto, penso che non tutte le squadre di Serie A si possono permettere di avere un centro sportivo per fare allenare i giocatori uno alla volta, una volta. Non penso che tante squadre di Serie A se lo possano permettere. Cioè, magari chi ha i centri sportivi belli grandi, ma chi non ha i centri sportivi belli grandi, se fare allenare queste squadre dove hanno problemi. Quindi, secondo me, prima è capire bene quello che si può fare e non si può fare, e poi dopo mettersi a un tavolo e cercare qual è la decisione meno dolorosa possibile. Certo, Luca, domandano se ti rivedi in qualche attaccante in circolazione. Ma sai, adesso sono sempre meno i centravanti grossi, non vanno più di moda i centravanti grossi, adesso sono tutti falsi nuovi, no? E quindi ormai dei toni, adesso era rimasto un po' Ibrahimovic, ma Ibrahimovic secondo me sono gli ultimi anni anche per lui, e quindi non lo so, perché è difficile trovare dei centravanti proprio forti fisicamente, sai, poi secondo me è sempre una ruota, perché magari adesso non vanno tanto di moda, vanno altri centravanti, poi tra qualche anno spero che si possa tornare anche al vero 9, al centravanti, alla Suarez, per dire, ma è un centravanti che piace tanto. Bene. Qual è il futuro di Luca Toni? Cosa immagini? Come prevedi il tuo futuro? Da dirigente, da allenatore, da direttore sportivo? Sinceramente, adesso come adesso, lo vedo più dirigente. Il problema è trovare un presidente o una società che riesca a condividere i tuoi valori, perché sai, ci ho messo tanto a crearmi, tra virgolette, un nome di una persona magari seria che riesca a dei valori che io
i miei stessi valori che mi hanno portato ad essere il giocatore che sono stato, metterli a disposizione di un presidente, di una società. È chiaro che però devi trovare anche un presidente, perché molti presidenti ci ho parlato io, ma secondo me cercano più un'immagine per le cose non vanno bene, e metterti te in piazza e poi far decidere ad altri. Allora, se devo metterci la faccia, voglio anche essere uno di quelli che decide. Bene, lo sai che abbiamo fatto un'analisi all'università per quanto riguarda il post carriera degli atleti e questa analisi ci dice che il 60% degli atleti nel post carriera dopo 5 anni vivono in uno stato di indigenza, il 60%. Effettivamente un problema c'è. Secondo te quali potrebbero essere le soluzioni imminenti e per il futuro? Perché è un dato inquietante questo qui. No, è molto brutto, quindi bisogna capire anche bene quali sono anche le motivazioni, i problemi, perché se uno ha guadagnato tanto ma li ha sperperati in gioco o in altre cose, è stata una sua scelta. È chiaro che se uno invece ha fatto purtroppo degli investimenti sbagliati o è stato raggirato, è chiaro, bisogna cercare di creare delle istituzioni o far qualcosa per cercare di dargli una mano, oppure dargli la possibilità di ritornare in pista, tra virgolette, dargli un piccolo lavoro in qualche squadra dove magari hanno giocato oppure dove vivono, cercare di aiutarli, perché hanno bisogno i baristi, i ristoratori, gli operai. Ci sono magari certi giocatori che non hanno neanche guadagnato tanto, che hanno fatto tutta la vita il calciatore, non sono neanche magari subito in grado di ripartire con un altro lavoro e magari dopo hanno delle perdite o hanno dei problemi. Quindi cercare di stargli vicino, perché questa cosa la sapevo già, che purtroppo ci sono tanti ex giocatori che hanno problemi. E cercare di dargli una mano per rientrare magari vicino a casa loro, per cercare di dargli un lavoro. Luca, con quale messaggio vuoi chiudere questa breve intervista per i ragazzi, per i giovani soprattutto, che non rappresentano soltanto il futuro, ma soprattutto la speranza per un futuro migliore? Ma l'unico consiglio è di dire di studiare, perché lo studio è importante, perché ti aiuta a crescere, e di non mollare neanche lo sport, perché penso che anche lo sport è un'educazione, di vita, fanno bene tutte e due le cose, bisogna cercare di essere talmente bravi per cercare di fare sia un po' di sport che cercare di studiare, perché comunque anche rimani in un ambiente pulito, visto anche tante brutte strade ci sono tante strade anche non belle, brutte, che uno può prendere. Se uno rimane nello sport, rimane sicuramente nelle vie pulite, oppure anche uno che studia. Comunque, secondo me, sono tutte strade positive. E adesso abbiamo bisogno di giovani positivi, cioè di quelli che riescono a dare dei buoni insegnamenti, che sia lo sport o che sia lo studio. Perfetto. Luca, io, guarda, ho la tua maglia, perché la conservo con... grande, ho dei bellissimi ricordi, ci siamo incontrati tante volte in campo, quindi ti ringrazio intanto, ti ringrazia A.S. Lewis, il direttore, ed è stato per noi un onore avere un campione del mondo, ma soprattutto un esempio di vita. Grazie Luca, a presto. Grazie a te Willy, un saluto a tutti, ci vediamo presto, un salutone. Ciao Luca.